Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oggi vedremo come fare a prendere e completare la mini sfida Il Tridente Scaglia di Luce degli Zora. Ce la dà Rosli, l'artigiano alle nostre spalle, dopo che abbiamo completato per la parte degli Zora la sfida principale, i fenomeni nelle quattro regioni. Siamo al villaggio degli Zora, a destra della mappa, parliamo con Rosli. Oh Link, hai reso di nuovo un grande servizio al villaggio degli Zora. Siamo tutti salvi grazie alla collaborazione fra te e Residon. Ti prego, permettimi di dimostrarti la mia gratitudine. Link, per la tua missione hai bisogno di un'arma adatta. Il tridente scaglia di luce che si tramanda da generazioni fra gli Zora non ti tradirà. Se hai il materiale necessario, posso forgiartene uno anche adesso. Ti servono una lancia Zora, 3 diamanti e 5 pietre focaie. Va bene anche una lancia Zora corrosa. Torna pure da me quando avrai tutto il materiale, ti aspetto. Mi sfida Il Tridente Scaglia di Luce degli Zora. Ci spostiamo un secondo alla torre dell'altopiano Zorana, così intanto che carica vi spiego. Allora, le pietre focaie le trovate nei depositi minerali qualunque, li trovate anche attorno agli stallaggi, ne dovreste avere più di 5 sicuramente nella borsa. I 3 diamanti sono un po' più difficili, vi lascio in descrizione, nel primo commento e su una scheda su, il link al video che abbiamo fatto per mostrare come si fanno a farmare i diamanti. È abbastanza semplice, il trucco è semplicemente farmare i sasso rock rari che hanno una grande probabilità di lasciare i diamanti. E l'ultima cosa che ci serve è la lancia Zora, adesso vi faccio vedere come fare a prenderla. Andiamo in alto, se mi date solo un secondo mi cambio, che ci mettiamo il set e Link, dai forza. Set aerodinamico, ci spostiamo più velocemente in aria, andiamo sulla mappa. Anzi, noi siamo qui, questa è la torre, no? Questo è il fiume Zora, qua c'è un'inversione U. Mettiamo, ops, inversione U, mettiamo un segnalibro sull'inversione U. E teoricamente dovremmo arrivarci senza problemi. Adesso troveremo un Lizzafoss che dovrebbe avere al 100% la lancia. Però non andiamo direttamente alla Lizzafoss, così vi faccio rendere un secondo conto. Scendendo, vedete, dovreste vedere da lontano questa cassa, che tra l'altro ci stanno 5 frecce dentro. È pure buona, non si butta niente. Ok, e il Lizzafoss sta esattamente sotto di noi. Vedete dove sta quel coso là, il fungo, il vigorino? È quello di Lizzafoss. Lo diamo in testa, lo picchiamo prima che si alza, picchiatelo, e questa qui, ok, anche la roba sua, e questa è la lancia che naturalmente abbiamo la borsa piena. Aspettate, fammi togliere questo coso. Abbiamo preso anche la lancia. Tra le altre cose, esattamente qui dietro, nel caso vi dovessero servire, ci sono anche 2 pietre focaie. Torniamo da Rosli. Naturalmente ragazzi, se il video vi è piaciuto vi è stato d'aiuto e lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. I 3 diamanti io già li ho presi seguendo il metodo che vi ho descritto prima. Le 5 pietre focali ce l'abbiamo. La lancia l'abbiamo appena presa, dovremmo essere a posto. Porto gioco. Dobbiamo tornare da Rosli. Link, grazie di essere venuto. Non posso certo esimermi dall'aiutare colui che ha salvato il nostro regno. Avrò bisogno... Ok, abbiamo preso tutto. Con questi materiali forgerò per te un tridente scaglia di luce. Ottimo, hai tutto il materiale necessario. Dammi solo un attimo. Questo funziona come l'arco dei rito. Ogni volta che ne volete uno, venite da Rosli, gli portate i materiali e ve ne fa uno nuovo. Ecco qua il tridente scaglia di luce, è tutto tuo. Arma dell'eleganza senza pari, appartenuta alla campionessa Mipha. Nonostante fosse specializzata in poteri curativi, si dice che Mipha fosse molto abile anche con le lance. Se si rompe o lo perdi e scompare da questo mondo, te ne realizzerò un altro. Però gli dobbiamo sempre portare la roba, questo non ce l'ha detto. Ragazzi, il tutorial finisce qui, noi ci vediamo nella prossima puntata con un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ciao!